Viale Marconi sponsorizzata dai carrozzieri. La battuta questa mattina in sede di conferenza stampa ha smorzato gli animi sulla problematica del cantiere aperto da 800 giorni. È il conto presentato dal centro-sinistra al primo cittadino Carlo Masci abbastanza chiaro. 1.700.000 euro spesi, negozi chiusi, nessun albero, nessuna pista ciclabile e poi la chicca degli impianti semaforici inattivi. Quattro incroci non sono ancora dotati di impianti semaforici. A dire la verità, anche oggi Masci ne spara altre sulla stampa, cose che non trovano nessun appiglio formale. Ci sarebbero adesso dei sensori, tutto non sarebbe più condizionato invece ai dispositivi da installare sugli autobus di Tua. Il dirigente addirittura ci dice che non sapeva quello che aveva firmato. Veramente assistiamo a cose assurde, questo è veramente l'appalto più pazzo del mondo, che sta però facendo soffrire tantissimo anche in termini di sicurezza. La mancata sicurezza riguarda un po' tutti gli utenti della strada diventata la più popolare di Pescara. Il funzionamento di tutto l'impianto messo sotto una lente di ingrandimento procura qualche perplessità. Nei fatti, chi passa su Viale Marconi dovrà prestare attenzione a luci intermittenti o fisse, occhio se di colore giallo. Si sa ancora poco per ora, molto si chiarirà nei prossimi giorni dopo l'incontro in commissione con i vertici Tua, ma è facile pensare che toccherà informarsi prima del transito per non avere sorprese. Questi semafori saranno sempre funzionanti o si attiveranno soltanto al passaggio degli autobus? Perché se si attiveranno soltanto al passaggio degli autobus, gli attraversamenti pedonali che sono troppo in prossimità delle rotatorie non saranno assolutamente in sicurezza. L'appello che oggi noi rivolgiamo al prefetto, a cui abbiamo scritto una lettera, è quello di intervenire sulla sicurezza, perché se il lavoro è terminato, se ci sono i sensori, non c'è più ragione di aspettare, si possono aprire quelle benedette rotatorie bucate, il che fa già ridere di suo. Sui fondi mancanti, il centro-sinistra ricorda l'aumento dei 400.000 euro, rimarcando un'altra querela dell'appalto più pazzo del mondo, e ora di fatto mancherebbero le risorse. Sono stati stralciati una parte di questi semafori e affidati con affidamento diretto a una ditta che si chiama Tecnosignal. Naturalmente quei fondi sono stati utilizzati per farci altri lavori che non erano assolutamente previsti, perché questo è un appalto capestre, bisogna dire la verità. Ora scopriamo invece che ci sono altri semafori da mettere che non sono stati messi perché mancano i soldi.